Ciao a tutti, benvenuti su questo canale e benvenuti in questa casa. Speravo di fare una registrazione one shot, ma purtroppo Pites ci ha svegliato 3 volte da quando ho cominciato a registrare. Quindi adesso vediamo come andrà. Benvenuti in questa casa, dicevo che vorrei farvi vedere, vorrei presentarvela, ma non posso perché, come sapete, è nato il nostro Peter da 4 mesi e quindi insomma qua in giro non posso inquadrare insomma i panni stesi, i giochi in giro eccetera eccetera. Sono molto felice di poter passare questo tempo con voi e Dio ha messo nel mio cuore una parola di cui voglio parlarvi oggi, che è la parola amarsi. Una parola che comprende il nostro essere. Quindi non amare in generale, ma amare se stessi. Parliamo spesso di amare Dio, di amare gli altri e oggi voglio parlarvi di cosa vuol dire per me amarsi. C'è una cosa che abbiamo iniziato a fare da quando Peter è nato, da quando siamo tornati a casa dall'ospedale con lui, che è quella di fare una preghiera tutte le mattine quando lui si sveglia, in cui dichiariamo degli aggettivi positivi sulla sua vita. Lo mettiamo sul fasciatoio, prendiamo le vitamine, cambiamo il pannolino e poi sulle piastrelle dietro al fasciatoio c'è questo elenco di aggettivi che noi dichiariamo su di lui. Prima ringraziamo Gesù per le persone importanti che lui ha messo nella nostra vita, che saranno importanti anche per la vita di Peter. E poi cominciamo a dichiarare su di lui: tu sei amato, tu sei forte, tu sei sano, tu sei bellissimo, tu sei amabile, tu sei prezioso, tu sei gentile, tu sei rispettoso, tu sei paziente, 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 questo lo diciamo per tre. Tu sei ricco, tu sei generoso, tu sei intelligente, tu sei capace. Tu sei sorridente, tu sei felice, tu sei simpatico. Ed è molto bello vivere questo momento insieme, anche perché noi lo guardiamo proprio negli occhi quando gli diciamo queste cose e lui tutte le volte sorride, no? Lo facciamo per cominciare a mandare delle parole di benedizione sulla sua vita. E allora mi sono chiesta quante volte io l'abbia fatto per me stessa. E mi sono accorta che non sono così tante. Sì, magari quando prego dichiaro chiaramente delle cose positive su di me, ma non è una cosa che fa parte della mia routine giornaliera, cosa che invece abbiamo scelto di fare con lui proprio tutti i giorni, tutte le mattine. Ok, nel frattempo Peter si è svegliato, adesso è qui con noi, quindi se sentirete qualche versetto saprete che è lui, sta sorridendo. Su questa parola amarsi ho fatto una piccola indagine, diciamo, perché mi piace tanto confrontarmi con il pensiero e il parere degli altri e ho chiesto ai ragazzi del nostro gruppo giovane che cosa significava per loro questa parola, no? E quindi voglio leggervi alcune cose che hanno condiviso con me. Amarsi vuol dire casa, appartenenza, vuol dire non cambiare il contesto ma cambiare me stessa. Vuol dire custodire il mio cuore, mettere in pratica l'autorità della parola di Dio. Amarsi vuol dire arrendermi solo ai suoi piedi. Amarsi vuol dire prendermi cura di me stessa, mente, spirito e corpo, proteggere la mia mente, avere pazienza con me stessa e dandomi il tempo di crescere. Amarsi vuol dire essere autentica in quello che Dio dice di me, trattare gli altri nello stesso modo in cui tratto me stesso. Se sono in grado di amare il mio prossimo, mi sto amando. Se mi sto accettando anche con i miei difetti, mi sto amando. Amarsi vuol dire accettarsi, vuol dire essere ottimisti nonostante le paure, vuol dire farsi coraggio, vuol dire migliorarsi. Sono tante cose diverse, alcune anche simili, e alcune delle quali vorrei parlarvi. In particolar modo il prendersi cura di se stessi e il migliorarsi. Migliorarsi perché è ovvio che
non siamo perfetti, però è importante, importantissimo per me, sapere che Dio ci ha creati con una natura che è sempre in evoluzione. Dio non ci ha creati statici, altrimenti ci avrebbe fatto nascere adulti oppure ci avrebbe fatto nascere perfetti, e invece ha voluto che nascessimo piccoli e che crescessimo un po' per volta e imparassimo un po' per volta, vero Peter? E questa cosa mi piace tantissimo perché tante volte diciamo, vabbè, io sono così, sono quella che sono, ho questo difetto e vabbè, non ci posso fare niente. Oppure sono così, ci ho provato tante volte, ma ormai lo so che sono così e non ci posso fare niente. E invece non è vero, magari ci vuole tanta fatica, tanto impegno, ma non è vero. Quindi dire che siamo quelli che siamo è biblicamente sbagliato e ve lo dimostrerò perché siamo esseri che si evolvono, ma per usare una parola più biblica, che si rinnovano. E quindi voglio prendere qualche versetto con voi, anzi ve li cito, che parlano proprio di questo. In Romani 12:12 c'è scritto che la nostra mente si rinnova, ha il potere di rinnovarsi. Noi possiamo scegliere i nostri pensieri, cambiare i nostri pensieri e far crescere il nostro modo di pensare nel modo corretto. Poi in 2 Corinzi 4:16 c'è scritto che il nostro uomo interiore si rinnova. Quindi anche il nostro carattere spirituale non è statico, ma è in crescita. Infatti la nostra fede può crescere, infatti la nostra sapienza può crescere, il nostro discernimento può crescere, e tutte quelle caratteristiche del carattere spirituale di Dio in noi, come la pace, la pazienza, l'amore, la gentilezza, sono tutti aggettivi che possono crescere. E poi mi ha fatto riflettere anche pensare che anche il nostro corpo chiaramente è in crescita, quindi anche questa terza parte del nostro essere, quella fisica, e mi ha fatto riflettere anche il pensare che il nostro corpo ha un sistema che elimina le tossine. Non entro nel merito tecnico della cosa, ma è così: il nostro corpo è progettato per eliminare le tossine. Poi, aperta e chiusa parentesi, se siamo noi ad intossicarci di tossine, questo è un altro discorso. Chiusa parentesi. Quindi, lo stesso vale per la nostra mente e per il nostro spirito. Sta a noi decidere se intossicarci o non intossicarci, se disintossicarci e quindi rinnovarci nel bene. Per esempio, il nostro corpo si rinforza anche quando noi gioiamo, quando siamo felici, quando ridiamo, proprio le cellule del nostro corpo si rigenerano e prendono forza. Addirittura la parola dice che le parole di Dio sono una medicina per le nostre ossa. Quindi questo fa riflettere su come noi in tutta la nostra natura possiamo evolverci e possiamo migliorarci e possiamo crescere. Mi ha fatto molto bene meditare sul versetto in cui Dio dice che lui ha mandato il suo figlio Gesù per noi affinché nessuno di noi perisca, ma affinché potessimo avere la vita eterna. E Dio ci ha tanto amato a noi e ha fatto questo per noi. Questo è scritto nella Bibbia, nella parola di Dio. E la parola perire vuol dire morire, come tutti sappiamo, ma uno dei significati di questa parola è anche esaurire. Esaurire vuol dire che tu non muori da un giorno all'altro, non perdi da un giorno all'altro, ma le tue forze, le tue energie vanno a diminuire nel corso del tempo. E mi piace tantissimo paragonare, mettere a confronto questa parola esaurire con la parola rinnovarsi.
esaurire, rinnovarsi. La volontà di Dio è che in tutto il nostro essere, spirito, anima e corpo, noi possiamo continuare a rinnovarci. Bellissimo, mi piace tantissimo questo. E sapete una cosa che ho scoperto? Che anche in cielo noi non smetteremo di imparare, non smetteremo di crescere, non smetteremo di incamerare cose nuove, di vivere cose nuove. Sarà sempre il desiderio di Dio è che noi continuiamo a crescere, che noi possiamo sempre aspirare a qualcosa di più, a qualcosa di più grande, a qualcosa di più bello, di più nuovo. Ed è bellissima questo dono che Dio ci ha fatto. Quindi sicuramente dobbiamo accettarci con i nostri difetti, ma dobbiamo anche impegnarci a migliorarsi e dichiarare parole sulla nostra vita di benedizione, parole positive. Dichiarare la parola, soprattutto, crea in noi un rinnovamento in noi stessi. Ora mi voglio soffermare su un versetto in particolare che è Efesini 4:21, ma voglio prendere la versione della Nuova Riveduta che mi aiuta meglio a spiegarvi questo concetto. Allora, nella Nuova Riveduta, il versetto 21 di Efesini 4 dice: "Seppure gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vostro vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità." Inizia dicendo che abbiamo ascoltato, che abbiamo imparato e che abbiamo imparato a spogliarci del nostro vecchio uomo che si corrompe e che abbiamo imparato a rivestirci di un uomo nuovo che ci porta ad essere rinnovati nello spirito della nostra mente, che è un uomo, un vestito di un uomo che ha creato a immagine di Dio. E quindi io voglio lasciarvi con questa immagine di guardarvi allo specchio e di fare entrare nella vostra routine giornaliera questa azione di guardarvi allo specchio e di imparare, non solo ascoltare, non solo memorizzare, non solo sapere, ma imparare a prendere quell'abito che è l'abito di Cristo in noi, la persona di Cristo su di noi, il suo carattere, la sua bellezza, la sua grandezza, e indossarlo, mettercelo addosso, imparare a guardarci lo specchio nella nostra routine giornaliera, prendere quest'abito e mettercelo addosso. Quindi amate voi stessi rivestendo la persona di Cristo su di voi, rivestendo il vostro uomo nuovo, rivestendo la vostra natura divina ogni giorno nella vostra routine.